Ma cosa devo fare con l'Enel per installare una pompa di calore? Quanti kilowatt devo chiedere per il contatore? Beh, preciso subito due cose. In questo video darò delle risposte per le pompe di calore per riscaldamento e acqua calda sanitaria. E non per le pompe di calore che fanno solo acqua calda sanitaria, perché queste ultime consumano solo 440 watt, quindi non devi fare nessuna modifica al contatore. Consumano poco più di un frigorifero. E tutto quello che dirò vale solo per le pompe di calore professionali, dove hai la certezza che i valori di consumo dichiarati nella scheda tecnica sono certificati da un ente esterno, ad esempio il TÜV, dove hai la possibilità di leggere i consumi grado per grado fino a meno 20 gradi centigradi. E non con quelle pompe di calore che invece ti danno i valori a più 7 e a meno 7. Bene, dai, allora clicca sul tasto mi piace e partiamo. E se non l'hai ancora fatto, clicca sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco, in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Partiamo dal presupposto che una pompa di calore per una casa media, da 100-200 metri quadri, consuma istantaneamente dai 2 ai 4 kW. E già qui ti faccio ragionare. Tua moglie, quando si asciuga i capelli con il phon, consuma 2 kW. E allora con 2 kW riesco a riscaldare tutta la casa? Certo. Immagina quindi la potenzialità delle pompe di calore, che purtroppo in Italia sono state tenute nascoste dalla lobby dei produttori di caldaie, che ovviamente adesso hanno visto il business e le mettono anche a catalogo. Ma torniamo a noi. Se vuoi una casa completamente elettrica, non puoi risparmiarti sul contatore dell'Enel. Hai bisogno di energia, non devi più pensarla come un tempo. Mi faccio andare bene i 3 kW e in qualche modo gestisco la casa. Ti faccio allora questa domanda. Ci metti gasolio nella tua automobile se devi andare in giro? Stessa cosa con le pompe di calore. Devi darle energia elettrica perché funzioni. E ad oggi avere più energia elettrica non costa più come un tempo. Anzi, con la nuova tariffazione viene avvantaggiato chi consuma di più. Cioè il prezzo al kilowattora è più basso per chi consuma di più. Avere quindi un contatore da 6 kW in monofase rispetto a uno da 3 kW non costa di più in bolletta. E quello che probabilmente immaginavi oramai è il passato. L'unico costo aggiuntivo che hai è nel momento in cui vai a chiedere l'aumento di potenza, dai 70 agli 80 euro ogni kilowatt richiesto in più, e che pagherai solo una volta. E devi sapere che l'aumento di potenza in molti casi avviene in maniera automatica, senza che l'Enel esca a casa tua. Se invece hai una casa piuttosto grande e poco isolata, probabilmente dovrai andare su un contatore trifase, perché i 6 kW non ti basteranno per i consumi della casa e della pompa di calore. E poi a dircela qua, se avrai un contatore trifase e tra 10 anni un'auto elettrica, sarai avvantaggiato rispetto agli altri perché potrai caricarla molto più velocemente. Riepilogando quindi, se rimani in monofase, devi fare richiesta al tuo fornitore di aumento di potenza a 6 kW. L'aumento nella maggior parte dei casi non comporta nessun lavoro e viene concesso nel giro di poco tempo. Il costo è di 70-80 € per ogni kilowatt che aggiungi in più e lo devi pagare solo una volta. Se dovrai invece passare in trifase, devi fare richiesta al fornitore di energia. Dovranno essere eseguiti dei lavori e i costi dipenderanno dall'entità dei lavori da eseguire. I tempi in questo caso saranno un po' più lunghi e dovrai sistemare il quadro elettrico di casa per bilanciare correttamente le 3 fasi. Allora a questo punto mi aspetto la domanda. Ma io ho un impianto fotovoltaico da 6 kW e un contatore da 3 kW. Non mi può bastare questo contatore? La risposta è no. Perché il fotovoltaico di notte non funziona e non puoi fare affidamento su un impianto di cui tu non controlli l'accensione e lo spegnimento. Infatti, se a dicembre pioverà per una settimana, tu non puoi usufruire del fotovoltaico. E sono sicuro che tua moglie ti aspetterà in casa con il coltello fra le mani se gli risponderai: ma pensavo che il fotovoltaico producesse lo stesso. Un'altra bella domanda è: come faccio a richiedere la tariffa D1? Devi sapere che la tariffa D1 non esiste ormai da tempo. Infatti, è stata soppiantata dalla tariffa TD, la tariffa domestica, che bene o male porta allo stesso risultato, ma la tariffa TD non viene richiesta al fornitore perché viene applicata in automatico. Infatti vai a prendere l'ultima bolletta e vedrai che stai già pagando secondo la tariffa TD. Questa tariffa permette di agevolare chi consuma più energia elettrica. E concludo con un caso che mi è capitato l'altro giorno. Il cliente mi chiese: ma non posso avere due contatori, uno per la casa e uno per la pompa di calore? Beh, se trovi gusto nel buttare via i tuoi soldi, sì. Se invece ci ragioni sopra, avere due contatori con le nuove tariffe è un suicidio, perché ti ritroverai a pagare dei costi fissi molto alti per
sebbene il consumo di ogni singolo contatore è basso. E poi, se hai un impianto fotovoltaico, dove pensi di collegarlo? Nel contatore della casa o della pompa di calore? Allora, se hai dei dubbi o delle domande specifiche sul tuo caso, scrivile nei commenti qui sotto. Sarò io, come sempre, di persona a risponderti. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale cliccando sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco.